Ordinanza di sgombero da parte del Comune per tutte quelle associazioni ospitate presso il piano terra della palazzina di Via Giusti. L'obiettivo è quello di utilizzare l'immobile come housing temporaneo e stazione di posta per le persone senza fissa dimora, avente come missione l'inclusione e la coesione. I commercianti del posto però sono sul piede di guerra, avanzando insieme al Coracons un'azione di contrasto. E questa cosa ci preoccupa non poco. Qui ci sono più di 50 attività commerciali che hanno investito la propria vita per il lavoro. Voi commercianti come vi siete mossi? Noi ci eravamo mossi un paio di anni fa, perché avevamo saputo di questo progetto con i soldi che arrivavano della Comunità Europea. Ma ci avevano assicurato e garantito tutti gli assessori che si sono poi succeduti che questa cosa si sarebbe fatta, ma non qui, perché non era la sede appropriata. E invece la scorsa settimana ci siamo accorti che avevano mandato via tutte le associazioni e che stavano procedendo con i lavori, e prendendoci per i fondelli, se vogliamo, perché ci avevano detto una cosa e poi ne hanno fatto un'altra. Stiamo facendo una petizione, poi abbiamo un incontro con il comune martedì e ci sono i legali che parleranno, perché so che hanno messo anche dei legali. E ci saranno queste cose, noi cerchiamo in tutto il possibile che possiamo fare e ci batteremo perché questa cosa venga un pochino più appartata, che secondo me è la cosa migliore. Ma visto che Civitavecchia è diventato anche un posto di approdo per i migranti, è possibile che finiscano qua dentro? Ma certamente questo non è escluso nelle carte del PNRR, anzi credo che l'Europa voglia che questi rimangano dove arrivano, quindi anche in questo centro, perché ovviamente si tratterà di soggetti molto fragili e senza fissa dimora, non è escluso da nessuna parte. Quello che infatti noi ci chiediamo e tanti residenti e commercianti ci chiedono, ma il ministro Salvini è al corrente che il suo sindaco leghista sta facendo questo a Civitavecchia? Lo sa?